Luigi Mazzotta, presidente dell'Isernia, intorno alla squadra si è ricostituito un certo entusiasmo. Quest'anno i biancocelesti parteciperanno al campionato di Serie D. Sì, è vero. L'anno scorso nessuno ci credeva, perché in effetti non c'è stata una società dietro la squadra. I ragazzi sono stati talmente bravi da autogestirsi senza soldi e senza nessuno che li portasse avanti. Quest'anno invece siamo un gruppo, una trentina di sottoscrittori, li chiamiamo così, non ancora soci, e tutti insieme abbiamo detto che noi dobbiamo essere un'associazione. Non ci deve essere un patron all'interno della società, perché il patron, se ha tanti soldi, tantissimi soldi, forse riesce ad andare avanti e bene. Però qui nel Molise io non vedo gente che possa fare questo tipo di calcio, e allora l'associazione la vedo molto bene, perché siamo in tanti, un po' ciascuno, non fa male a nessuno. Ecco, appunto, c'è entusiasmo intorno alla società, è stata ristabilita un certo equilibrio intorno all'Isernia Calcio, ciò che serviva alla città di Isernia. Sì, la società è stata ripulita completamente, tutti quelli targati Napoli, chiamiamoli così, o Campania addirittura, dirigenti di società, sono tutti andati via, non c'è più nessuno, siamo tutti isernini. La città è con noi, lo vediamo anche dagli abbonamenti che si stanno vendendo, da gente che mi chiama, che ci chiama e dice: io voglio mettere lo striscione, io voglio fare la pubblicità. Quindi questo fa molto piacere ed è molto incoraggiante. Ecco, appunto, c'è da sottolineare il fatto che i tifosi sono stati sempre vicini alla squadra e alla società. Sì, in effetti noi abbiamo vari gruppi di tifosi, le nostre tifoserie sono molto belle, sono gruppi organizzati e liberi e autonomi, fanno quello che vogliono, lo fanno bene, non c'è alcuna complicità con la società, per cui loro sono liberi di applaudire un bel calcio. È iniziata la preparazione, ci sono state delle riconferme ed anche dei nuovi arrivi, quali sono gli obiettivi per questa prossima stagione? Allora, le riconferme, c'è quasi tutta l'ossatura della squadra dello scorso anno, 6-7 elementi, perché oltre ad essere bravi, ma era un dovere riconfermarli dopo quelli che hanno fatto e senza prendere stipendio da marzo in poi. Nuovi arrivi ce ne saranno ancora. Abbiamo un barco under veramente invidiabile, sono ragazzi di categoria superiore, quasi tutti.